215 grammi di polvere da sparo custodita in un vaso di vetro ottenuta dallo svuotamento di botti illegali, 50 grammi di zolfo comunemente impiegato per la costruzione di ordigni pirotecnici artigianali, diversi stoppini ricavati artigianalmente con l'utilizzo di numerose candele di varie forme e colore, tra cui una modificata, rotoli di nastro isolante nero perfettamente identico a quello utilizzato per avvolgere interamente il vasetto contenitore, rinvenuto nascosto sotto al letto dell'arrestato, insieme ad una pinza e ad un cacciavite ritenuti strumenti per l'allestimento dei fuochi artigianali, una pistola e un fucile soft air, entrambi alterati e privi di tappo rosso, nascosti tra la biancheria riposta nell'armadio, dentro il quale sono stati poi trovati anche fuochi d'artificio illegali e materiale per confezionarli. In manette, ad opera degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni, il ventenne carovignese Alessio Di Latte, trovato in possesso del materiale esplosivo sequestrato nel corso di una serie di controlli e verifiche presso esercizi pubblici e private abitazioni di Carovigno, attivate dalla polizia in seguito alla conoscenza del passato del giovane residente nella città dell'Ansegna e da tempo tenuto sotto osservazione da parte degli investigatori, insospettiti dagli strani comportamenti nonché dalle sue frequentazioni ambigue. La verifica presso l'appartamento dava esito positivo, permettendo di rinvenire un ampio armamento illecito, la cui destinazione d'uso era evidentemente quella del confezionamento di botti illegali del tipo pericoloso. Arrestato il ventenne e portato in commissariato, per lui è stato disposto dal pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, Simona Rizzo, la restrizione agli arresti domiciliari. Durante le operazioni di trasporto dell'arrestato alla sua casa, uno dei parenti ha dato in escandescenza negli uffici del commissariato, minacciando tutti i presenti per aver fatto delle operazioni ingiuste e promettendo aspre ripercussioni, invenendo con insulti contro i pubblici ufficiali, con i quali ha cercato anche lo scontro fisico. Per l'uomo è scattata una denuncia a piede libero per i reati di oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.